Termina sulle rive del lago di Garda la stagione del Pescara che con la Feralpi esce dai playoff. Dopo il 3-3 dell'andata ci sarebbe voluto un miracolo che però non è arrivato nonostante la generosità vista anche in terra lombarda, ma non sempre in campionato nella stagione regolare. Passa il turno così la squadra di Vecchi che aveva due risultati a disposizione e che ha tratto giovamento anche delle assenze in casa biancazzurra e dalle condizioni non ottimali di molti giocatori del Delfino. Seppur in formazione rimaneggiata il Pescara però ci ha provato. Delfino in campo con il 4-3-3, in attacco c'è Dursi dopo l'accoglimento del ricorso, ospiti con il 4-3-1-2, in porta c'è Liverani al posto dell'infortunato De Lucia. A sorpresa Di Molfetta va in panca. Avvio con piglio deciso dei biancazzurri che spingono subito forte, gara nervosa. In campo sin dall'inizio con il tecnico della formazione lombarda ammonito per proteste dopo 10 minuti. La prima emozione del Turino arriva al 17esimo quando su cross dalla destra di Miracoli Balestrero va a concludere da posizione pericolosissima mancando il bersaglio grosso di un nulla. Al 20esimo Siligardi per i locali con un missile dopo un errore di Giambò colpisce la parte alta della traversa della porta di Jacobucci. Secondo campanello d'allarme per il Pescara con la Feralpi che cresce gradualmente costringendo i ragazzi di Zauri alla difensiva. Al 23esimo ancora Siligardi da prima del limite mette la sfera sopra la traversa. Soffre soprattutto a centrocampo il Pescara che pur facendo possesso palla non riesce a pungere con Liverani ma impegnato. Al 41esimo l'estremo difensore di casa viene però salvato dal palo con Cernigoi che dopo un'ottima apertura di Nzita è sfortunato andando a colpire i legni della porta lombarda. Al 42esimo la risposta locale affidata a Carraro che sfiora il montante della porta abruzzese. Tutto qui il primo tempo con l'inizio di ripresa equilibrata fino al sesto quando dopo un'azione insistita la palla termina a Guerra che con una conclusione a mezza altezza supera Jacobucci per l'1-0 lombardo. Festeggia l'attaccante sotto la tribuna del Turina mentre scende il gelo in casa abruzzese. All'11esimo così ancora la squadra di Vecchi con Miracoli a marcare il bis che arriva poco dopo l'ingresso in campo di Ferrari e Clemenza per Rauti e Memusciai e Siligardi al 14esimo infatti a bucare ancora la difesa pescarese segnando il raddoppio che fa di fatto calare il sipario sulla stagione del Pescara. Male il Pescara vittima dei suoi limiti. Al 18esimo ci prova Ilianes sugli sviluppi di un angolo con la palla che finisce fuori. La prima parata del portiere di casa arriva così al 21esimo quando Liverani devia in angolo un tiro velenoso di Pontisso. Troppo poco per il Pescara che perde coraggio e soprattutto la consapevolezza di uscire ormai dai playoff. Il trascorrere dei minuti infatti avvicina solo il passaggio del turno dei padroni di casa anche se al 29esimo Luca Clemenza su punizione fa 2-1 rendendo la pillola un po' meno amara, anche perché poi fino al 95esimo non accade praticamente più nulla, con il Pescara che perde per 2-1 e saluta la stagione. E da domani si inizierà a pensare al prossimo torneo e al futuro con tanti punti interrogativi anche sul fronte societario, in attesa di capire se e quando arriverà un eventuale cambio di proprietà con una squadra comunque sia totalmente da rifondare. La piazza di Pescara merita di più.